La rassegna stampa è offerta da... Giovedì 24 settembre, buongiorno a tutti e ben ritrovati all'interno della nostra rassegna stampa. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Iniziamo con il Messaggero. Taglia la sanità, svolta sui medici, stretta sugli esami inutili, camici bianchi minacciano lo sciopero, così lo Stato ci sostituisce, la replica del governo, pronti nuovi contratti, assunzioni dei precari, sblocco del turnover. Riforma, 85 milioni di emendamenti, Senato blindato l'accordo nel PD, fuga da Forza Italia, altri nuovi vanno con Verdini. Il processo penale, intercettazioni, primo sia la delega, ma per le norme tempi più lunghi. Cronaca internazionale, vertice a Bruxelles, l'ipotesi di una guardia di frontiera europea, migranti, scontro su Schengen e quote. Caso Volkswagen, la UE inchiesta in tutta Europa, dimissioni subito, Berlino in difesa, non sapevamo dei trucchi. Taglio basso, il Papa Obama, sono qui come figlio di emigranti. Pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, tamponamento mortale, ora l'investitore chiede scusa alle famiglie, Nardò i funerali di uno dei due ragazzi rimasti uccisi. Puglia, sfida tra Lecce e Foggia per la segreteria del PD, Emiliano pensa al salentino Stefano Minerva, ma potrebbe scendere in campo la Gentile. La Gazzetta di Lecce, il Salento fa festa nell'attesa del referendum, trivelle soddisfazioni dei sindaci per il risultato ottenuto. Taglio centrale, chiedo scusa alle famiglie, una folla commossa ha partecipato ai funerali di Giorgio Sabato, non vi dimenticheremo. Taglio basso, Lega Pro, Lecce, vietata la trasferta, il club, decisione punitiva per i nostri sostenitori, il prefetto di Taranto impedisce l'ingresso dei tifosi giallorossi al derby. Ed infine il nuovo quotidiano di Puglia, Freccia Rossa, appello dal Salento, Emiliano non tradire il territorio, domani il decisivo vertice con FS, un solo risultato, il treno fino a Lecce, sindaci e presidenti di provincia in campo. Taglio centrale, un disastro, chiedo perdono, convalidato l'arresto dell'automobilista che ha travolto e ucciso i due sedicenni. Taglio basso, la disavventura, il medico dorme e i ladri no, svaligiata la villa sul viale. Caos parcheggi, scontro qui di comune, tutti insieme nervosamente, avvocati, niente posti auto. Pagine interne del nuovo quotidiano di Puglia, sbloccati 14 milioni, le Adri, partita chiusa, la regione trasferisce le risorse, sì della giunta Perrone al pagamento dei lodi alla ditta, resta la causa per i danni. La città e la viabilità, tribunali accorpati e caos parcheggi, comune sotto accusa, foro boario pieno, PD, assessore e polemica. Il viaggio, gli avvocati, posti introvabili, lavorare così è impossibile. E nei palazzi è ingorgo anche per le udienze e il sovraffollamento dopo la chiusura delle sedi periferiche. Allarme furti, i ladri entrano mentre il chirurgo dorme, svaligiata la villa. Concludiamo con lo sport, Freddi, Lecce è la strada giusta, Novara dopo le prime 4 gare avevamo solo 3 punti, alla fine però siamo andati in B. Il difensore è già concentrato sul derby, è un test insidioso, bisognerà fare molta attenzione. Anche per oggi termina qui la nostra rassegna stampa, grazie per essere stati in nostra compagnia, vi ricordiamo a breve l'appuntamento con TG News 24, arrivederci. La rassegna stampa è stata offerta da...